Buonasera, bentrovati a una nuova puntata di Women All Sports. Ormai lo sapete, qui parliamo di sport al femminile, purché non sia calcio, di quello si occupa Mattia Del Giudice in Cartellino Rosa Show. Allora, noi oggi parliamo di uno sport molto conosciuto, ma parliamo non necessariamente di sport al femminile, quanto di dirigenza al femminile. Stiamo parlando di tennis, che è una disciplina di cui abbiamo già parlato proprio all'inizio della nostra stagione con Lisa Pigato, e questa volta vediamo il retro la medaglia. Andiamo a intervistare le persone che si occupano dell'organizzazione dei tornei e soprattutto della gestione dei circoli, perché a Milano c'è il tennis club Alberto Bonacossa, che è il tennis club più antico della città ed è gestito, non vorrei dire eccezionalmente, però forse tocca farlo presente, da due donne: presidente Elena Buffa di Perrero e direttrice Martina Labiso, che abbiamo in collegamento e che ringrazio per essere con noi. Buonasera a tutti. Allora, io non ho fatto la giornalista seria, quindi non sono andata a cercarmi quanti circoli effettivamente avessero la doppietta di dirigenti dirigenti donne, ti chiedo scusa, però credo che siano piuttosto poche, almeno sulla base di quelli che ho incontrato nel corso degli ultimi anni di lavoro. Com'è lavorare al tennis Milano Bonacossa? Sicuramente è una grandissima sfida, perché tu dici che forse sono molto pochi, ma il numero si avvicina credo allo zero, quindi... All'uno, con voi all'uno forse. Esatto, nel senso oltre a noi siamo... Quindi è una sfida, perché comunque è necessario dimostrare che sappiamo parlare di sport, che siamo comunque attente al panorama sportivo, sia italiano che internazionale, specialmente in una realtà come la nostra, che ospita appunto un evento come quello che stiamo ospitando in questi giorni, che è il Trofeo Bonfiglio, che è uno dei 5 tornei più importanti al mondo, Under 18. Oltre a questo, ovviamente si deve essere connaturata un po' nella nostra figura l'idea di avere una conoscenza abbastanza vasta di tutto, dall'organizzazione a quello che è la manutenzione. Io ed Elena ci stiamo specializzando e diciamo comprendendo tutta una serie di dinamiche che da entrambi avvocati forse non avremmo previsto nella vita. Oggi sappiamo tutto, da che cos'è un plinto, perché ci occupiamo anche della parte prettamente gestionale, a veramente quello che è il tennis di alto livello, che io ho frequentato da atleta, sicuramente non questi risultati, ma forse sono un po' più vicina. Elena, che ha due figli che praticano questa disciplina, è una grandissima appassionata e comunque passa moltissimo tempo, lo dedica appunto al tennis. Ecco, raccontami e raccontaci un po' di te, come ti sei avvicinata al tennis, già ce l'hai anticipato, ma soprattutto quando hai mosso i tuoi primi passi al Bonacossa. Allora, io appunto sin da piccolina, mio papà era presidente del tennis club di Termo, perché io sono laziale di origine, e ho cominciato a giocare a tennis, che è diventata la mia passione. Io poi sono diventata 2-5, ho fatto un paio d'anni in Serie A Viterbo, negli anni d'oro della Serie A di Viterbo, quindi negli anni di Schiavone, Pennetta, quindi assolutamente facevo il portaborse, ma è stata un'esperienza bellissima lo stesso. E dopodiché in realtà ho iniziato una carriera legale che mi ha portato inizialmente a Londra, poi sono venuta a Milano, ma non era sicuramente nelle mie corde, e quindi mi ha affascinata l'idea di occuparmi appunto della parte gestionale di un club, e devo dire grazie a un amico che è un tennista, che è un maestro adesso dello Sporting, che è Fabio Colangelo, che mi ha detto: guarda, ci sono delle posizioni aperte a Tennis Club Milano, se vuoi ti presento. E da lì è nato questo connubio, che sta andando avanti ormai dal 2014, e che piano piano mi ha visto passare da una gestione prettamente sportiva, di una segreteria sportiva che si occupa soprattutto appunto di scuola tennis agonistica, a occuparmi di marketing, sponsorizzazioni, nuove associazioni, fino appunto nel 2018 a prendere il posto del direttore storico Roberto Recalcati e assumere appunto il ruolo dirigenziale che ricopro al momento. Ecco, ma tu che hai mosso fin da piccola i tuoi primi passi nel mondo del tennis, lo conoscevi già per fama il Bonacossa, oppure era un'entità nuova un po' astratta? No, lo conoscevo,
perché a 17 anni sarebbe stato il mio sogno venire a giocare a Buonfiglio. Ho avuto infortunio, però conoscevo sia da U12 che per i campionati italiani che appunto per il Buonfiglio. Mi sarebbe piaciuto militare su questi campi prima come atleta. Sono arrivata dopo, va benissimo perché è un posto magico, è un posto che adoro e che quindi lo sento proprio parte di me, quasi una seconda casa, oltre che un luogo di lavoro. Quindi il Buonfiglio non l'hai giocato, ma di fatto in qualche modo lo stai supervisionando e dirigendo, se così possiamo dire. Buonfiglio che è in corso in questi giorni, correggimi se sbaglio, è iniziato il 14, giusto? Corretto, Perfetto, sì. si concluderà questa domenica. Per chi, per quei pochi che ormai non dovessero conoscerlo, ci spieghi che cos'è il Buonfiglio e qual è la sua particolarità? Perché si gioca sempre sui campi di Milano? Perché è così strano? Allora, il Buonfiglio in realtà è il fratellino minore dell'Internazionale di Roma. Internazionale di Roma che non tutti sanno, sono nati a Milano e poi si sono trasferiti successivamente a Roma Allora ti interrompo, raccontaci questo aneddoto degli internazionali di Milano e poi ci ha rubato il Esatto, nome. internazionali nascono qui perché diciamo che il nostro fondatore, Conte Alberto Bonacossa, mecenate dello sport e fondatore di federazioni, membro CIO, quindi veramente un personaggio a cui lo sport italiano deve tantissimo, istituì questo torneo appunto insieme all'Internazionale d'Italia con la volontà, lo ha chiamato Buonfiglio in onore di un amico che poi è venuto a mancare. Dopodiché gli Internazionali di Roma, per un volere prettamente politico, si trasferiscono a Roma e a noi rimane il torneo junior che viene vinto nella sua prima edizione negli anni 50 da Sergio Tacchini. E che poi appunto negli anni è cresciuto sempre di più, diventando il quinto slam, perché noi siamo un grado A, esattamente come i tornei junior dei grandi tornei, e quindi abbiamo un tabellone che è assolutamente parificabile a quelli di Roland Garros, Wimbledon, Australian Open e US Open. Militano tra tabellone femminile e tabellone maschile i primi 10 piazzamenti delle classifiche junior. Ecco, siamo alla 62esima edizione, Buonfiglio che è sopravvissuto tra le altre cose anche alla pandemia. È la prima edizione che in qualche modo ritorna alla normalità, cioè vedremo del pubblico probabilmente, anzi tu l'avrai già visto, senza mascherine. Come sta andando da questo punto di vista? Allora, noi abbiamo appunto saltato l'edizione del 2020 e vedendo l'altra ritirando l'altro giorno la coppa dal nostro incisore leggere 2020 non disputato causa Covid, mi ha fatto ricordare veramente un anno particolare. Dopodiché nel 2021 con grandissime difficoltà siamo stati gli unici a giocare un torneo junior in Italia a luglio. Quest'anno torniamo nella nostra data storica, quindi è proprio a seguito degli internazionali di Roma, che appunto si concludono nelle giornate in cui noi iniziamo le qualificazioni. Il tempo è meraviglioso, questa è già una grandissima Eh notizia, sì. quindi gli incontri si stanno disputando tutti sotto un bellissimo sole con un clima perfetto per giocare a tennis, c'è tanto pubblico soprattutto nelle giornate appunto di sabato e domenica, nella pausa pranzo e la sera, e devo dire che i ragazzi si stanno comportando comunque con attenzione, perché c'è sempre comunque ancora la volontà di stare attenti, è vero che siamo senza mascherine, che siamo in un luogo aperto, però Certo. comunque un minimo di attenzione da parte di tutti c'è, anche perché poi seguirà questo torneo Roland Garros, quindi dove appunto ci sono ancora regole un pochino più stringenti e quindi nessuno vuole correre il rischio di non poter competere per aver fatto, diciamo, una leggerezza nel torneo Chiaro. precedente. Ecco, è un torneo giovanile internazionale e c'è una particolarità quest'anno perché ovviamente non ci si poteva far mancare nulla, dopo la pandemia arriva una guerra e voi avete avviato un'iniziativa particolare nei confronti proprio dei tennisti iscritti al torneo ucraini. Esatto, perché noi per essere un grado A abbiamo già il piacevole onere di ospitare tutti i giocatori del Mendrò, sia con una full hospitality che appunto sta a significare sia vitto che alloggio. Chiaro.
consiglio direttivo ha deciso che i giocatori ucraini, sia che partecipavano al tabellone principale, che quindi lo avevano già di diritto, ma anche i giocatori del tabellone di qualificazione, sarebbero potuti venire qui una settimana prima, quindi dal lunedì 9, allenarsi sui nostri campi, rimanere la settimana successiva, quella appunto che è preparatoria a Roland Garros, ed essere comunque ospitati con la full hospitality anche in queste, diciamo, 2 settimane, che in realtà non sarebbero dovute. Invece, appunto, abbiamo incontrato una competenza della Federazione Ucraina, che è stata ovviamente assolutamente felice di accogliere queste possibilità, e quindi da lunedì abbiamo avuto dei ragazzi che si sono allenati, lunedì notte abbiamo avuto dei ragazzi che si sono allenati e che resteranno con noi qualche giorno dopo anche la fine del torneo. Questo devo dire che ci è stato possibile non solo per la nostra di volontà, ma anche perché gli hotel, che sono i nostri hotel ufficiali, quindi Raffaello e Mirage, si sono presi a carico una parte dei costi, e molti dei nostri soci o amici del club si sono messi a disposizione per allenare i ragazzi, piuttosto che dare, diciamo, un contributo significativo per poter supportare questa iniziativa. Ecco, facendo una piccola parentesi legata all'attualità, quali sono le testimonianze che avete raccolto in merito? Cioè, cos'è, a maggior ragione, per loro, cosa rappresenta il tennis giocato all'estero? Sicuramente loro stanno vivendo una situazione che per dei ragazzi di 16-17 anni è assolutamente incomprensibile. Lo è per noi, quindi non oso immaginare per loro molto carinamente. Si vede che come si dice, la voce sia un po' diffusa nel mondo del tennis ucraino. Io ho ricevuto tantissime richieste anche da mamme di ragazzi piccoli, magari di 10, 11, 12 anni, che si giocano a tennis, ma ovviamente non possono partecipare a questo torneo, chiedendomi se comunque li potevamo mandare, potevano, cioè c'è proprio voglia di non di scappare, però di far allontanare i propri figli da questa situazione. I ragazzi che sono abbastanza tranquilli, sono comunque ragazzi che vivono nel mondo da almeno 3-4 anni. Certo. Quindi sono riusciti a lasciare il paese un pochino prima o immediatamente all'inizio delle ostilità. Sicuramente risentono molto della mancanza della famiglia che è rimasta lì, Chiaro. e comunque hanno una situazione in cui vorrebbero il loro coach, ma magari il loro coach è dovuto rimanere lì perché è stato arruolato. Quindi tutta una serie di situazioni abbastanza Pesanti. forti. Chiaro. Mi permetto di tornare sulla mera organizzazione del torneo senza mancare di rispetto purtroppo a questa situazione che a noi arriva solo marginalmente. Quanti iscritti avete avuto quest'anno e da quali paesi arrivano, se ce n'è qualcuno degno di nota in particolare? Allora, sono soliti 250 atleti, che appunto 240 che vengono da tutto il mondo. Come sempre, l'ITF porta il suo gruppo di ragazzi che aiuta, diciamo, perché vengono dalle zone un pochino più svantaggiate del mondo. Abbiamo un ragazzo namibiano, che è una delle prime volte che vedo questa nazione, che concorre con un figlio. Stanno ovviamente stanno lottando per ottenere i risultati che Chiaro. desiderano, e molti sono con il loro coach. Ci sono ovviamente anche le nazioni russe e Bielorussia, perché l'ITF ha consentito la loro Chiaro. partecipazione, purché sotto bandiera neutrale, quindi i ragazzi scendono in campo, definiamoli apolidi, senza nazionalità. Però devo dire che c'è un bel clima anche nel momento in cui ci può essere, diciamo, una situazione un pochino più difficile, perché si incontrano ragazzi ucraini, ragazzi russi, bielorussi, però si stanno veramente comportando in maniera egregia. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché poi c'è sempre l'altro lato della medaglia, insomma, perché noi si parla di Ucraina, però ci sono anche tante persone russe che la vivono male questa situazione. Ma al di là di questo, il Bonfiglio spesso viene definito come il teatro dove va in scena il futuro del tennis. Il tennis italiano, ci raccontavamo prima nel fuori onda, purtroppo non è più rappresentato in questo teatro, per quanto poi molti che hanno perso il Bonfiglio poi sono diventati dei grandi campioni. Secondo te quali sono i favoriti a questo punto?
Allora, oggi diciamo che ieri ha perso Nicolò Ciavarella, che era l'ultimo nostro rappresentante nel tabellone principale, che ha disputato comunque un ottimo torneo e ha combattuto al terzo set, perdendo veramente con un margine piccolissimo, con un avversario molto valido. Oggi in finale molto probabilmente vedremo appunto. Oggi abbiamo perso testa di serie numero 1 la belga Kuskulas, ma vedremo probabilmente in finale due possibili candidate, appunto russe, perché Schneider e un'altra ragazza giocano veramente molto bene a tennis. Nel tabellone maschile gli americani stanno un pochino prendendo il largo, probabilmente il fatto di aver potuto giocare di più, anche perché c'è anche questo, diciamo che gli Stati Uniti Certo. in questi 2 anni hanno avuto un lockdown più leggero, tra virgolette, rispetto a quello europeo, quindi loro hanno sicuramente potuto allenarsi, giocare, esprimere le loro potenzialità in maniera migliore di quello che abbiamo fatto in Europa, Chiaro. e quindi soprattutto nel lato maschile si sta vedendo molto. Futuro del tennis non è solo il buon figlio, ma è anche rappresentato da un altro appuntamento che voi ospitate annualmente, pandemia a parte, che è la Coppa Lambertenghi. Nella Coppa Lambertenghi giocano addirittura i ragazzi molto più piccoli, 11-12 anni, anche lì correggimi se sbaglio. Come funziona invece l'organizzazione di questo torneo e quali sono le forze che richiede di mettere in campo? Allora, il torneo Lambertenghi si tiene appunto tra l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre, sono i campionati italiani under 12 maschili e femminili. Sono l'unico campionato italiano che si gioca combined, quindi sia donne che uomini, e l'unico campionato italiano che è da 75 anni nella stessa sede, la nostra appunto. Ecco. È considerato un po' il trampolino di lancio di tutti i futuri campioni italiani, Vinci, Pennetta, passati dai nostri campi. In quell'occasione sicuramente il circolo è ancora più coinvolto, perché mentre per Bonfiglio c'è un assetto internazionale, quindi c'è un supervisor, ci sono giudici inviati dalla nazionalità, Lambertenghi è un pochino più casalingo, nel senso che i primi giorni non ci sono gli arbitri di serie, quindi noi mettiamo in campo la forza lavoro dei nostri maestri che supportano i ragazzi, perché ragazzi molto piccoli, quindi qualcuno ha la sua prima vera esperienza in un torneo così grande, accompagnati dai genitori molto spesso e non dai maestri, quindi c'è anche un pochino di, diciamo, necessità di aiutare i Chiaro. mamma e papà che non sono esattamente molto preparati in materia, però sono carinissimi, sono dolcissimi e veramente ogni tanto vederli piangere perché hanno lottato alla fine di un incontro incredibile, perso, è veramente molto tenero e fa capire quanto ci tengano già. E anche la Lambertenghi torna in qualche modo alla normalità, quindi la programmazione è quella di un anno qualsiasi. Però devo dire che Lambertenghi è stata fortunata perché il 2020 l'abbiamo giocata nella Vero? stessa data e il 2021 anche, quindi devo dire che Lambertenghi non ha subito nessun tipo di interruzione. Contraccolpo. Speriamo che vada avanti così. Allora, abbiamo detto Bonfiglio, internazionale, Lambertenghi, campionati per i ragazzini un po' più piccoli, ma sono tantissime le iniziative del Buonacossa e quindi torno alla questione gestionale, sarà difficile. Come dire, fare mente locale su tutto ogni volta. Ad esempio, mi viene in mente un'iniziativa che ho seguito l'anno scorso, se non ricordo male, voi fate anche formazione, questa è una cosa molto carina che spesso fuori non arriva, voi fate la formazione per i raccattapalle del Junior Next Gen, Sì, corretto? esatto. Ecco, come si forma un raccattapalle? Che se a qualcuno fa ridere, ci avevo sorriso sopra, però in realtà ci sono delle regole ben precise da seguire. Assolutamente, assolutamente, perché in realtà ci sono non tutti, soprattutto Next Gen sta, diciamo, applicando delle regole anche nuove del panorama tennistico, quindi punto secco, shot clock, quindi anche per chi è già super preparato ci sono delle novità da affrontare. I ragazzi che vengono qua sono seguiti da alcuni nostri maestri, da una responsabile che appunto è una nostra socia
social che normalmente collaborano con noi e anche da appunto dei responsabili della federazione. Vengono qua, si devono preparare sia atleticamente, perché comunque la richiesta, diciamo che soprattutto per buon figlio, quando lo facciamo anche per buon figlio sotto il sole e tutto, è fisica è abbastanza impegnativo, però anche Next Gen devono correre, quindi non essere preparati atleticamente. Dopodiché ci sono delle accortezze su come dare la palla ai giocatori, dove posizionarsi, se la palla finisce da una parte piuttosto che dall'altra, come non dare più l'asciugamano, per esempio, perché questo è un altro grande cambiamento soprattutto per i giocatori, perché i giocatori erano abituati al raccattapalle che prendeva e portava l'asciugamano. Oggi, causa del Covid, il giocatore l'asciugamano lo deve recuperare da sé e quindi c'è anche questo di cambiamento. Però noi raccogliamo un po' tutti i ragazzi di tutta la Lombardia e li prepariamo per questo altro grande evento che c'è a Milano, che è ormai veramente la capitale del tennis giovanile italiano e non solo, perché con figlio, l'Albertini, Next Gen, l'Avvenire che probabilmente tornerà sui campi dell'Ambrosiano il prossimo anno, quindi sicuramente la Lombardia in generale e Milano stanno molto spingendo per quanto riguarda la promozione e l'organizzazione dello sport del tennis giovanile. Tra l'altro venendo premiati sia Federazione che la Federazione della Lombardia con un numero di tesserati non indifferente perché aumentano di anno in anno. Tra l'altro quello che mi colpiva quando ho seguito una delle lezioni di formazione, torno all'argomento Ball Boys, è l'attenzione che Mauro, uno dei vostri maestri, metteva sulla distanza che i ragazzi dovevano avere tra loro, perché dovevano essere assolutamente televisivi nell'entrata e nell'uscita. Cioè, non è una cosa scontata. Assolutamente no, e poi vi racconto un aneddoto che arrivati all'Allianz, alla nuova Allianz Arena, erano sempre state abituate ad avere un piccolissimo cuscino sotto le ginocchia. Televisivamente non era elegante, forse glielo hanno tolto, e erano tutti Terribile. questi bambini che no, è duro, adesso come mi accorgo, quindi erano Terribile. No, questa è una cattiveria, però togliere il cuscino. Questa è una cattiveria. Allora, abbiamo parlato di Bonfiglio, abbiamo parlato di Lambertenghi, abbiamo parlato di corsi di formazione per non considerare tra l'altro tutta la normale quotidiana vita associativa, ma c'è qualcosa che ancora manca nel vostro programma annuale che potrebbe andare a riempire quel quarto d'ora, immagino, 10 minuti che vi restano liberi? Beh, noi oltre a tante cose che facciamo extratennistiche come ospitare concerti, libri, presentazioni di libri e manifestazioni teatrali, l'ultima cosa che mi piacerebbe inserire, diciamo, nel nostro palinsesto e che nasce un po' da questi 2 anni hanno mostrato che se lavoriamo tutti insieme, anche se siamo tanti circoli, realtà diverse, possiamo fare meglio. Da un punto di vista numerico il tennis è esploso, quindi c'è lavoro per tutti. Quello che si è un po' evidenziato in questo paio d'anni è che ovviamente strutture come Tennis del Milano hanno una forza anche da un punto di vista di professionisti che supportano il nostro lavoro, quindi che sia il commercialista, il consulente, abbastanza grande. Purtroppo alcuni circoli non hanno questa forza, quindi ci piacerebbe un domani essere un po' un punto di riferimento, far partire un progetto pilota che aiuti anche gli altri circoli, e quindi se hanno appunto bisogno di una mano, di qualcosa che li può supportare, ci piacerebbe essere qui, quindi magari fare delle riunioni di aggiornamento, parlare di aspetti legali, di aspetti legati alla contrattualistica sportiva, al diritto del lavoro sportivo, quindi iniziare magari a dare un supporto anche proprio gestionale e organizzativo a strutture che hanno un pochino meno forza da questo punto di vista rispetto alla nostra. Ecco, in un progetto che definiamolo ancora in fase embrionale, per quanto mi sembri molto definito, avete pensato di coinvolgere anche realtà extra milanesi? Sì, immagino sicuramente, ma extra lombarde. Sì, perché ci piacerebbe farlo in aiuto anche ai circoli che noi definiamo gemellati, perché noi in giro per l'Italia abbiamo noi siamo soci fondatori del Club de Centenaire, che è un'associazione che ha circoli in tutto il mondo e che consente ai nostri soci di essere soci anche di altre strutture per un determinato periodo dell'anno. Quindi i nostri soci
ci possono andare a Londra, a Queens, piuttosto che al Real Club di Barcellona, e possono usufruire della struttura come se fossero a Milano o da noi. Questo vale per le frontiere aliene, Farioli, con il circolo di Firenze, Bologna, Sporting di Torino, quindi sicuramente ci piacerebbe poi farlo insieme alle realtà che sono già amiche e che appunto hanno la loro ubicazione in regioni diverse da quella lombarda. E per quanto riguarda invece, chiuderei diciamo così, il futuro di Martina, il futuro di Elena, che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni, quindi approfitto per farle gli auguri. Qual è il tuo futuro? Come lo vedi il tuo futuro al Bonacossa? Elena si sente minacciata dalla tua presenza o no? Sono due ruoli assolutamente diversi. No, ma pensavo in prospettiva, magari dopo essere partita come segretaria, sei arrivata a fare la direttrice, magari hai delle ambizioni. Beh, ma lei e il suo ruolo, che è un ruolo che ovviamente tutti i consigli direttivi svolgono pro bono, è un ruolo ovviamente elettivo, quindi passa poi dall'essere socia del club a diventare appunto un membro del consiglio direttivo. Io sto bene assolutamente dove sto e spero di poter dare ancora per molti anni un contributo da questa postazione. Poi domani chi vivrà vedrà, come sempre. Siamo sul generico, però oggettivamente sono venuta diverse volte al Bonacossa e si respira veramente un clima piacevole, disteso, di una collaborazione, come dire, estremamente positiva e proattiva, per dirla come dicono quelli seri, insomma, è un circolo vivo, questo si deve dire. Questo mi fa piacere che sia, perché era un po' la nostra idea, proprio far rivivere un certo tipo di associazionismo che negli anni, per diverse ragioni, si è andato un po' perdendo. Senti, ma a questo punto il Bonfiglio nelle fasi finali è aperto al pubblico, ci si deve prenotare, come funziona se qualcuno volesse venire a trovarvi? Ci vediamo qua, siamo tutti benvenuti, domani e sabato inizieremo alle 10 e invece domenica si parte alle 11 con le finali dei singolari, sarebbe lo scatto centrale. Tra l'altro noi oggi del Bonacossa ci siamo giustamente concentrati sul tennis, ma se non sbaglio, sempre correggimi se sbaglio, voi ospitate anche una squadra di tennis tavolo al Secolo Ping Pong, per cui si potrebbe parlare anche di quello più avanti. Vedremo. Vedremo. Allora io intanto ti ringrazio Martina per essere stata con noi e per aver trovato il tempo proprio nel corso di questa 62esima edizione del trofeo Bonfiglio. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, noi salutiamo Martina Labiso e la ringraziamo nuovamente per essere stata con noi. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, ma se foste curiosi di vedere tutte le altre nostre puntate per capire di che cosa abbiamo parlato finora, potete andare sul sito www.milanonews.it e lì trovate tutte le nostre puntate on demand. Noi ci vediamo venerdì prossimo, presto.